speranza è di festeggiare questo Natale in maniera un po' speciale. Magari, magari, è il nostro grandissimo amore. Noi appena lo abbiamo visto ci siamo innamorati del bimbo e per noi è nostro figlio, manca solo una firma. Francesca e Monica sono due genitori adottivi e attendono di poter andare a prendere in Cina Simone, un bimbo di quasi 10 anni che si trova in un orfanotrofio nel sud della Cina. A causa della pandemia, purtroppo, ancora oggi non possono andare a prenderlo e il loro sogno di diventare genitori si è per il momento allontanato. Lo abbiamo conosciuto a ottobre 2019 su chiaramente una fotografia e dovevamo partire a marzo, proprio poco prima dello scoppio della pandemia. Quindi sono quasi 2 anni che sono passati, insomma. Il bimbo aveva 8 anni e ora il prossimo 25 dicembre, il giorno di Natale, ne compirà 10. Adesso si trova in Cina, in un orfanotrofio, riceve regolarmente i nostri video che diciamo gli mandiamo. Loro ci mandano dei video appunto che il bimbo sorridente ci vede, ci saluta, ha imparato a dire mamma e papà in italiano. E niente, noi speriamo di poterlo andare a prendere finalmente presto e per questo sollecitiamo, chiediamo aiuto alle istituzioni. Che cosa manca a livello burocratico? A livello burocratico manca lo step finale, la cosiddetta pergamena rossa, che è l'invito del governo cinese ad andare a prendere il bambino. Prima di questo, ovviamente, già tutto l'iter si è concluso con l'abbinamento ufficiale, l'accettazione da parte del governo cinese e l'accettazione da parte del governo italiano. Quindi manca questo invito, prendere l'aereo, andare lì un giorno davanti al giudice cinese per ovviamente sancire, diciamo, l'adozione. E poi portarlo qui in Italia, insomma. Appunto, l'appello va ovviamente alle massime sfere, insomma, Sì. del nostro paese. Il comune però vi sta seguendo, vi sta dando una mano? Sì, no, il sindaco ci è stato sempre vicino da quando ha saputo della nostra storia, si è interessato, ci ha aperto un po' le porte anche magari di alcuni media e soprattutto ha scritto anche direttamente, si è esposto lui scrivendo al ministro Bonetti circa un anno fa e praticamente per sollecitare perlomeno un interessamento più attivo, che devo dire abbiamo riscontrato negli ultimi mesi. La vostra vicinanza va anche alla famiglia, insomma, di Galli che ha vissuto questa tragedia. Una storia molto simile alla vostra perché questo papà era andato in India proprio per andare a prendere la sua bimba. Sì, infatti ci terremo molto a ricordare Enzo Galli e vorremmo mandare un abbraccio particolare alla moglie Simonetta, alla figlia e a tutte le loro famiglie. Per noi è stato un tuffo al cuore sapere della loro storia. Ci siamo rivisti in loro e abbiamo rivissuto poi tutto quello che ci sta capitando, insomma, il disinteresse di una parte delle istituzioni e l'insensibilità, sinceramente, davanti alle nostre richieste, insomma. Quindi anche quella semplicemente di avere un vaccino, magari con tempi un pochino più stretti, perché arrivati a un certo punto noi eravamo speranzosi di poter partire nel giro magari di 1 o 2 mesi e abbiamo chiesto al Ministero della Sanità, tramite la Commissione Adozioni, di poter essere vaccinati. Però ci è stato detto che la nostra non era un caso, diciamo, di emergenza e quindi abbiamo dovuto quasi aspettare i tempi normali per la vaccinazione ordinaria, insomma.